degli aspetti importanti quindi della recitazione cinematografica. Io avevo preparato questa slide che ci può servire da spunto. L'attore è attore e lo può fare sia a cinema che a teatro. Che cosa ci distingue dall'attore cinematografico? Avere una preparazione principalmente nel settore delle improvvisazioni. Avere la capacità, e questo lo si ottiene studiando, la coscienza di essere preparato in queste occasioni. Che la scuola di teatro dà la possibilità di seguire dei metodi. Generalmente io uso Stanislavski come metodo per l'attore. E qualche riferimento a Strasberg. Ti rimetti come stavi con Flavio? Sì. Siamo al bar e ti chiama Giorgio. Franco? Sì, ah, scusa Giorgio, mi stanno chiamando, arrivo subito. Avete visto le espressioni? Integriamo un attimo quello che è la produzione cinematografica con quella teatrale, certo. Dal punto di vista anche tecnico. Se vuoi. Motore è partito. Motore. Ciak. Azione. Flavio, come mai ti trovi a Napoli? Mi trovavo qui per lavoro. Ah, e se posso, che lavoro stai facendo? Adesso sto facendo il regista cinematografico. Ah, wow, fantastico, mi piace il mondo del cinema. Ma hai seguito un corso? È una Francesca, scuola? Francesca, per favore arriva, Francesca. Scusami Flavio, devo andare, sono stata chiamata. Ciao. Una scena come questa, io riprendo, la camera riprende tutto quello che ha detto lei, una poi buona la scena si riprende tutto quello che ha detto lui, ma nell'identica scena, e poi sarà il montatore a stabilire. Sicuramente, se quando dici quella battuta è preferibile far vedere lui anziché lei. Uno dei lavori della segretaria di edizione è proprio quello di segnare quali sono le scene da montare. È un lavoro d'equipe. Il corpo per un attore è alla base. Per questo si parla per un attore di teatro di mimica facciale ed espressione corporea, per un attore di cinema di micromimica. Per cui io se devo dire a qualcuno cosa stai facendo, non vedi che sono occupato, non lo posso dire così, perché l'ultima fila non ho capito la gestualità, ma se dico cosa stai facendo, ma non vedi che sono occupato, all'ultima fila è arrivato tutto. Anna? Sì, scusa. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Anna, buongiorno. Posso raccontarti qualcosa che mi è successo oggi per piacere? Dimmi. Perché veramente non so con chi sfogarmi. Dimmi. Una tragedia, mi hanno tolto la parte. Ma come? Mi hanno tolto la parte. Beh, io e te la giravamo, ma come facciamo? Hanno preso Francesca. Ma no, chi è Francesca? Cioè, dovevo recitare con un altro. A me me lo chiedi chi è Francesca? A me me lo chiedi chi è Francesca, me lo chiedi a me. Chi è Francesca? Vuoi sapere io? E dimmelo tu chi è Francesca, perché il regista lo sapeva chi era Francesca. Andiamo a domandare chi è la regista, è l'unico. Ma ormai mi hanno cacciato. Ma andiamo. Cacciato. Cioè, proprio io sono arrivata lì in orario, bellina. Giriamo? No. Non giriamo. No. C'è Francesca. Francesca. Basta. Tu sei praticamente molto
presente in questo momento con lo stato d'animo, però ricordati che quello che dice lei lo devono ascoltare. Un attore di teatro o di cinema, ma principalmente quello di cui ha bisogno di questa tecnica, l'attore di teatro, di far vedere quello che non c'è. Per l'attore di teatro no, diciamo che io metto la mano sul fuoco, che se voi andate a vedere per due serie di seguito lo stesso spettacolo, vedete due spettacoli diversi al teatro. Sì. L'utilizzo delle tecnologie a livello, diceva, ne parlavamo in macchina poi, a livello anche di studio, ma soprattutto di sviluppo all'interno di percorsi universitari, perché forse proprio all'università c'è più tempo per approfondire. Franco, che ha fatto che ha anche una buona dizione, perché ha fatto anche scuola di dizione, ci farà sentire anche un'espressione teatrale, in lettura teatrale, di questo pensiero, che poi tra l'altro riassume quello che io adesso sto dicendo. Ma in seguito il mondo ci è fatto sempre più gremito di occhi, di gomiti, di bocche. La popolazione si è raddoppiata, triplicata, quadruplicata. Film, radio, riviste, libri si sono tutti livellati su un piano minimo, comune. Poi nel XX secolo il mondo si accelera notevolmente. I libri si fanno più brevi e sbrigativi, riassunti, scelte, giornali, tutti titoli e notizie. Tutto viene ridotto a pastone e trovata sensazionale a finale esplosivo. Le opere dei classici ridotti così da poter essere contenute in 15 minuti di programma radiofonico, poi riassunte ancora in modo da stare in una colonna stampa, con un tempo di lettura non superiore ai 2 minuti, per indurci alla fine di un riassuntino in non più di 10-12 righe di dizionario. Abbiate la consapevolezza di essere delle persone che sono qui per apprendere nuove, vecchie o attuali tecnologie, o magari future. Nel poco che possiamo aiutarvi, ritengo che questo vi sia dovuto.